Stefania Miotto, raccomandata dal mitico Alessandro Safina, sempre in giro per il mondo, una delle voci italiane nel mondo. Buonasera. Allora, raccontaci di Stefania. Stefania viene da Padova, è diplomata al conservatorio in canto lirico e ha una figlia di 16 anni che si chiama Giorgia. La vuoi salutare, giustamente? Quando l'ha fatta? Giovanissima. Com'è possibile? 16, ho capito bene. Giorgia è la sua prima ragione di vita, la seconda invece è la musica. Lei e Alessandro sono amici da molto tempo e sono anche andati a lezioni di canto dallo stesso maestro. Pensate che per raccomandarla Alessandro si è catapultato dall'America, da Las Vegas, dove era in concerto pochi giorni fa. È vero, hai ancora il jet lag, hai ancora il jet lag, ti sei ripreso? Sì, sì. Allora, oggi vuol dire che l'amicizia è forte, vuol dire anche che ovviamente ci crede molto nelle voci della nostra meravigliosa mamma. Ma com'è possibile? Allora, non ti scordar di me per iniziare, e poi dalla vedova allegra tace il labbro. Bravo, come hai presentato bene. Musica, maestro. Dai. Senza sole, nero di viole, nidi d'amore e di felicità, e non ti scordar di me. Legate a te, io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu, non ti scordo. Se il labbro t'amo dice il violin, le sue note dicon tutte mai d'amor. Bella non la strega, I'm
questa mamma, eh? Hai capito? Brava! La mammina moderna! Che mammina! 05 per votare Stefania Miotto dal telefono fisso. Fate l'applauso, non voglio interrompere il vostro applauso. No, 1-6. Ho interrotto l'applauso. Una protesta formale. Fai una protesta? Ho interrotto l'applauso, prego. Ho interrotto.